Gianmarco, Pinuccio Saponato a Barison, bravo, sì, ma allora l'hai fatta la vacanza? Ma hai avuto la fregatura? Scusa, fammi capire una cosa, Gianmarco, ma tu da quale agenzia sei andato? Un'agenzia a caso? No, tu devi andare da un amico mio, una persona fidata, che fregatura non te ne dà, bravo. È normale, vai a nome mio. Sì, a nome mio, bra. Senti, ti mando il numero a WhatsApp te lo mando il numero di Gianluigi. Ma allora, stanno a Roma, sta. Gianluigi Leoni e Piera, la moglie. L'agenzia Viaggio e Vedo. Sì, a Wanda gli. Non Viaggio e Bevo, ti piace a bere. Viaggio e Vedo. Radio Vacanze. Bravo, quella lì è. Radio Vacanze. L'hai sentita nominare? Senti, mi hanno fatto fare una vacanza quest'estate spettacolare, voglio. Pensi che da Roma mi hanno organizzato un viaggio al Sud Italia, in tutti i musei e i castelli del Sud Italia. E tu pensi che io con la cultura non c'ho niente a che fare, che io la terza elementare c'ho, bravo! Però mi sono divertito dentro al museo. Poi pensi che dentro un museo, stavo lì che faceva caldo, mi volevo rilassarmi, volevo sedere che stavo stanco, quando ho visto una sedia bellissima, enorme, mi sono sdraiato sopra questa sedia. Voglio, quando aveva arrivato un guardiano correndo e mi comincia a gridare, si alzi da quella sedia! Ho fatto io, giovanotto, che mi sto soltanto a rilassare! Non mi interessa! Quella è la sedia di Federico II! So di chi, giovanotto? Quando arrivo Federico II mi alzo e lascio il posto! E qual è il problema? Yes, sei un donna di Cristian! E sì, Federico II, l'imperatore, e che la se. Ma ce ne saci di questi fatti? Che ne so io di questi fatti? Tu non capisci che sei del nord, e beh. Vabbè, allora te lo mando il numero di Gianluigi. Vai tranquillo, a WhatsApp, bra! Allora te lo mando lì, Gianluigi Leoni, Radio Vacanze, bra! L'agenzia Viaggio e Vedo, bra!